Ben ritrovati amici di Ecofuturo, continua il nostro viaggio alla scoperta delle straordinarie opportunità che l'ecologia può offrirci fra innovazioni ed eccellenze ecotecnologiche. Oggi in particolare parleremo di energia e trasporti, due temi strettamente collegati fra di loro e sui quali urge un cambio di passo se vogliamo intervenire in tempo rispetto alla crisi climatica. Le possibilità, come sempre, ci sono, sta a noi saperle cogliere. Ci introduce a questo tema l'amico Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo, con una interessante riflessione sulla mobilità sostenibile. Abbiamo decine, centinaia di migliaia di automobili che ancora vanno, magari hanno il motore rovinato e non conviene più aggiustarlo, bisognerebbe sostituirlo. Ma allora perché non sostituiamo questi motori a benzina e a gasolio con motori elettrici? Possiamo sfruttare questo patrimonio immenso di autovetture che generalmente vengono vendute quando ancora sono perfettamente in grado di circolare, la carrozzeria, la struttura è ancora in ottimo stato, e quindi produrre centinaia di migliaia di automobili elettriche con motori, tra l'altro, che sono in grado di lavorare per 1 milione di chilometri, fanno risparmiare, sono efficienti, riducono l'inquinamento, perché il motore elettrico, ad esempio, non frena soltanto con i freni a disco, ma anche col freno della turbina elettrica. Quindi c'è meno consumo dei freni e recuperi anche l'energia, perché la cosa bella del motore elettrico dell'auto è che recuperi energia elettrica. Ora, la grande novità per cui noi ci siamo impegnati da anni e anni come Ecofuturo e anche prima è il fatto che finalmente è possibile modificare le auto a benzina e diesel e trasformarle in elettriche. Prima non si poteva, perché c'era una legge che diceva che l'auto è un'opera d'arte e non può essere modificata. Adesso si può. Abbiamo le prime auto elettriche modificate da un'auto a benzina o diesel, legalmente, perfettamente, tutto in regola. Fallo, è bellissimo, conviene. Le alternative con un minore impatto ambientale nella mobilità esistono, come dicevamo, ma spesso ci chiediamo se siano davvero concrete. La risposta la troviamo in questo servizio che ci presenta un viaggio piuttosto curioso da Milano a Tokyo. Milano, Cortina, Tokyo, le tre città legate dai Giochi Olimpici, quelli del 2021, presto in Giappone, quelli del 2026, tra 5 anni qui in Italia. Noi siamo messi in testa di collegare idealmente questi tre luoghi attraverso un viaggio automobilistico, con un viaggio che sia legato alla mobilità green. Infatti abbiamo scelto una Toyota HCR ibrida, che però è stata modificata, e utilizzeremo di conseguenza il metano e il biometano per larga parte del viaggio, almeno per l'80%. Questo porta a un risparmio economico incredibile, perché con circa 1 euro, considerando i prezzi italiani, si riesce a percorrere 40 km. Se consideriamo i prezzi di altri luoghi del mondo, ancora di più. In Russia, per esempio, con 1 euro si riuscirà a fare oltre 100 km con quest'auto. È una scommessa, perché fino ad oggi non è stata mai messa in discussione l'aspetto economico ed ecologico di questa macchina. Noi vogliamo dimostrare per primi anche l'affidabilità facendo 25.000 e forse oltre chilometri. Siamo qui a Milano, Parco Sempione, Palazzina Appiani dell'Arena Civica Gianni Brera, da dove prende il via questo ride automobilistico. Una scommessa anche sportiva, ce lo ricordano i luoghi da dove partiamo e dove arriveremo, che vuole ricordare quella che è anche la tradizione italiana in questi lunghi viaggi, partendo da quello del 1907 del principe Borghese con la mitica Itala, fino per l'appunto a dove la tecnologia e l'evoluzione e per l'appunto la modernità ci può portare, ovvero un mezzo che noi abbiamo definito senza mezzi termini, l'auto del futuro. Un ringraziamento ai compagni di viaggio SNAM, Landi Renzo e Piccini, Paolo S.P.A., e a tutti quelli, tra virgolette, che comunque hanno sostenuto questa avventura, che cercheremo di portare in fondo nonostante le complicazioni legate al Covid e alla burocrazia tra stati in questo periodo storico.
E ora l'amico Fabio Roggiolani, il vero ecotecnologo di Ecofuturo, ci parla di autostrade del mare, un'idea che non è propriamente una novità, dal momento che lui la propone fin dal 2004, quando organizzò la mitica iniziativa Duel. L'Italia ha 8.500 km di coste, è una penisola in mezzo al mare. È diventata quello che è, uno dei paesi più ricchi d'arte nel mondo, e è stato uno dei paesi più ricchi al mondo grazie al fatto di essere in mezzo al mare Mediterraneo, che ha significato rapidità di collegamenti, cosa che si sognavano. Quelli che stavano al centro dell'Europa per incontrarsi ci mettevano tempi enormemente superiori. Ecco perché l'Italia era ricca al sud e povera al nord, l'esatto contrario di quello che è oggi, perché il sud si è dimenticato essenzialmente di essere al centro del Mediterraneo, quindi al centro del mondo e non la periferia dell'Europa. E quello che io da anni, che noi da anni cerchiamo di combattere è il ritorno ai trasporti via mare, a usare il mare, le vie del mare, le autostrade del mare. Queste cose che vedete sono premi ottenuti nel 2004, quando abbiamo fatto la grande iniziativa Duel, dove abbiamo dimostrato che con l'appoggio di tutti i decisori politici e tecnologici, che andare per mare significa risparmiare il 30% di tempo e di denaro, perché è più rapido ancora oggi, nonostante l'invenzione dei motori più robusti che noi abbiamo. Ecco perché noi insistiamo ancora insistentemente a costruire strade e autostrade via terra, quando abbiamo le autostrade del mare enormemente meno costose. Paghiamo un prezzo di concorrenzialità all'Europa, perché le nostre autostrade costano enormemente, perché siamo non solo una penisola, ma siamo attraversati dagli Appennini, quindi dalle montagne, e invece ci dimentichiamo che se noi andassimo per mare avremmo noi un vantaggio competitivo. Ecco perché Ecofuturo lavora da molti anni alla riconversione delle navi, anche perché le navi sono restate il luogo più arretrato che possiamo conoscere in termini di motore, in termini di organizzazione interna, e mentre oggi finalmente con l'avvento del biometano, del metano liquido, in futuro dell'idrogeno, perché no anche dell'elettrico, ovviamente per le piccole imbarcazioni e per i piccoli collegamenti, e delle soluzioni ibride, possiamo avere finalmente la riconversione anche dei trasporti via mare e fare in modo che le autostrade del mare non solo siano le più veloci, le più rapide, le meno costose, quindi le più ecologiche, ma anche ecologiche e se stesse, e quindi stare per nave sia finalmente riapprezzare la brezza del mare e non sentire il puzzo dell'oliaccio vergognoso che è stato utilizzato fino ad oggi per navigare. Ecofuturo cerca le risposte, ma se la mentalità del paese non si ricorda di essere un popolo di santi e navigatori e non semplicemente un popolo di gente che va per strada, io credo che questo cambiamento non ci sarà. L'ecofuturo è possibile. L'ecofuturo è conveniente. L'ecofuturo è l'innovabile. Divertente. Interessante. Aggiornato. Perché la Terra è tonda. E ha bisogno dell'economia circolare. Il sole ci regala enormi quantità di energia ogni giorno. Energia che, se riuscissimo a catturare, sarebbe più che sufficiente per ogni esigenza umana presente e futura. I pannelli fotovoltaici eseguono tale compito, trasformando una parte della luce in energia elettrica. In Italia già centinaia di migliaia di abitazioni, fabbriche, scuole, municipi hanno installato degli impianti fotovoltaici e l'energia da essi prodotta serve per far funzionare elettrodomestici e in piccola parte attualmente anche processi industriali. Sino a pochi mesi fa, però, le leggi italiane imponevano a ciascun impianto di alimentare solo l'abitazione o la fabbrica sopra la quale era installato. Per questo motivo, quando le famiglie vanno al lavoro o a scuola, e cioè proprio durante le ore in cui il sole è alto e quindi la produzione di energia elettrica è al massimo, la corrente non richiesta dagli elettrodomestici
deve uscire di casa e iniziare un viaggio lungo la rete pubblica. Le conseguenze di ciò sono decisamente negative. Infatti, nel suo viaggio lungo la rete elettrica, una sensibile parte di energia, circa il 7%, viene persa, trasformandosi in calore che va a riscaldare l'atmosfera, accelerando gli sconvolgimenti climatici. Un'altra conseguenza negativa è che durante le ore centrali della giornata, quando il sole è al massimo, può succedere che la produzione di corrente elettrica sia superiore al fabbisogno di quel momento. Quando ciò accade, si è costretti a spegnere una serie di impianti di energia rinnovabile, perché non si sa dove impiegare l'energia prodotta. Inoltre, poiché il fabbisogno di milioni e milioni di famiglie, fabbriche, ospedali e qualsiasi altra cosa che usi l'elettricità varia di continuo, è necessaria una costante e complessa operazione di aggiustamento della produzione. Questi continui aggiustamenti, necessari per adattare la produzione ai bisogni degli italiani, istante per istante, costano miliardi di euro ogni anno e sono pagati dalle bollette di tutti noi. Ma oggi le cose sono cambiate. Una legge votata a febbraio 2020 consente di creare le comunità energetiche, vere e proprie comunità in cui è possibile per i cittadini, enti pubblici ed imprese unirsi per costruire assieme impianti di produzione di energia rinnovabile, condividendone poi l'energia prodotta. Questo significa, ad esempio, che in tutti i condomini si può finalmente installare un impianto fotovoltaico condominiale sul tetto, così che tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità possano condividere l'energia che produrrà ed avere quindi un consistente risparmio sulla bolletta, circa il 20%. Questo perché sole e vento non vogliono essere pagati. Ma il risparmio non si limita a questo. Infatti l'Europa e l'Italia vogliono sostituire al più presto le fonti fossili con quelle rinnovabili, naturalmente per limitare gli effetti devastanti degli sconvolgimenti climatici in atto. Considerato questo e il fatto che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili determina un abbassamento del costo generale dell'energia, l'Italia ha deciso di incentivare economicamente le comunità tramite il versamento a ciascuna di esse di un premio in denaro su tutta l'energia che verrà autoconsumata all'interno della comunità dal momento della sua nascita e per i successivi 20 anni. Le comunità energetiche non si limitano affatto ai condomini. Al contrario, chiunque può farne parte. All'interno di qualsiasi edificio o gruppo di edifici, sia residenziali che pubblici o aziendali. Pertanto, tra tali soggetti, si possono costruire per esempio comunità di quartiere, comunità di condominio, comunità agricole, comunità di borgo, eccetera, eccetera. Queste comunità potranno anche usare l'energia prodotta durante il giorno dagli impianti a fonte rinnovabile per caricare delle batterie, in maniera da utilizzarla ad esempio durante le ore notturne, diminuendo quindi l'acquisto di energia dai fornitori tradizionali. È importante ricordare che la gestione delle comunità sarà sempre del cittadino, perché la legge stabilisce che la comunità non può mai diventare un'impresa con lo scopo di lucro, ma dovrà sempre rimanere uno strumento per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia rinnovabile. La legge stabilisce in maniera inderogabile che tutte le decisioni relative alla vita della comunità saranno prese dai suoi membri. Saranno quindi i cittadini ed enti pubblici a stabilire dove costruire l'impianto, quale tecnologia usare, quanto grande farlo, chi lo progetta, chi lo costruisce, chi lo monitora e ne fa la manutenzione e come verranno suddivisi i benefici tra i vari membri. Tutte queste decisioni saranno sempre prese dalla maggioranza dei membri della comunità e sempre col divieto di fare del profitto l'obiettivo primario della comunità stessa. Inoltre, i vantaggi non sono solo per i membri della comunità energetica, perché aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili contribuisce a far diminuire il prezzo all'ingrosso dell'energia, a beneficio di tutti gli italiani. Grazie alle comunità energetiche, tutti noi possiamo contribuire a rendere l'Italia e il pianeta un luogo più pulito, più giusto,
più pacifico. Fai la tua parte. E ora l'amico Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore scientifico e tecnologico, ci parla delle straordinarie opportunità che possono offrirci le comunità energetiche. Finalmente sono arrivate in Italia le Energy Community, significa che possiamo, appunto finalmente, se ne parlava da diversi anni, scambiarci energia fra privati. Per esempio, per chi abita in un condominio è possibile consumare negli appartamenti energia prodotta sul tetto del condominio. Prima non era possibile, questo probabilmente vi è già anche stato spiegato. Quindi è chiaro che cosa significa per noi utenti una Energy Community: la possibilità di autoconsumare tanta energia risparmiando anche qualcosa e di guadagnare anche qualcosa grazie agli incentivi. Ma che cosa significa l'esistenza di queste Energy Community per il sistema elettrico? Eh sì, perché bisogna fare le cose per bene. Ora, noi quando parliamo di questa transizione energetica parliamo di transizione a delle fonti rinnovabili, ma queste fonti, oltre che rinnovabili, sono non programmabili. A differenza delle precedenti, non possiamo decidere quando accendere il sole o quando accendere il vento. Ci sono quando ci sono e noi dobbiamo, per quanto possibile, consumare energia mentre viene prodotta, o avremo bisogno di costruire un sistema elettrico molto sovradimensionato, pieno di sistemi di accumulo, solo perché non siamo capaci di sfruttare l'energia al momento giusto. Ecco, le Energy Community hanno anche questo compito molto importante per la rete: convincere le comunità di produttori, consumatori di energia a fare queste due cose il più possibile nello stesso momento, o comunque a farsi carico della gestione dell'energia, per esempio anche grazie a dei sistemi di accumulo, in modo che diciamo questa produzione, che non possiamo controllare completamente, perché appunto sole e vento ci sono quando ci sono e non possiamo deciderlo, ecco, questa produzione incontrollata deve per quanto possibile non scaricarsi sulla rete, altrimenti aumenteranno molto i costi di rete e alla fine sempre noi li pagheremo. Quindi le Energy Community sono una grande opportunità per noi, facciamo in modo che lo siano anche per il sistema elettrico nel suo complesso. Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, ci spiega ora le opportunità di realizzare le comunità energetiche anche per i piccoli produttori agricoli che lavorano sul biologico e si trovano vicini ai borghi. Per un'azienda biologica la sostenibilità è data anche dalla circolarità, per esempio nella produzione e consumo di energia. E questo è un fronte anche per noi molto importante, per cui stiamo pensando proprio di fare un impianto agrivoltaico da utilizzare soprattutto per quanto riguarda l'orto. Perché? Perché l'idea di mettere l'impianto ad un'altezza e a delle distanze variabili calcolate sulla base delle esigenze delle piante. Perché sulle esigenze delle piante? Il clima sta cambiando e c'è un'insolazione, un calore in cui molto spesso crea dei problemi proprio anche all'orto in particolare, per cui con questo tipo di copertura pensata e organizzata sulla base dell'esigenza delle piante, e per questo stiamo proprio valutando in questo momento come tecnici qual è la migliore altezza e la migliore distribuzione dei pannelli solari, per arrivare alla fine a fare qualcosa di utile per l'orto e poi soprattutto a creare una piccola comunità energetica. Perché qui con la nostra azienda potremmo fare questo investimento e distribuire energia anche ai nostri vicini, quindi creando con loro una comunità energetica si può ottenere un risultato, diciamo, di naturalmente investimento sulle rinnovabili, che deve essere la strada del futuro, ma fatta in un modo sostenibile, proprio che non vada a consumare il suolo, ma addirittura vada a risolvere alcuni problemi che anche il cambiamento climatico sta creando alle colture, insomma. Milioni di giovanissimi stanno chiedendo un cambiamento per rimettere il clima in equilibrio. Ecofuturo Festival propone le soluzioni della speranza, perché nessuno possa dire che non si può fare. E ora un servizio sulle pompe di calore ad alta temperatura, un sistema per ridurre l'inquinamento degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e generare calore dall'acqua. Una tecnologia interamente ideata e sviluppata in Italia da Theon. Abbiamo deciso di progettare
è realizzare pompe di calore in Italia per permettere a tutti quelli che oggi si riscaldano con combustibili fossili, quindi bruciando attraverso caldaie un combustibile fossile, gas, gasolio o GPL, di beneficiare di questa tecnologia, anche se hanno radiatori all'interno della propria abitazione, non dovendo fare nessun intervento nell'abitazione stessa, ma semplicemente sostituendo la caldaia della villetta o la caldaia condominiale, nel caso dei condomini, con la nostra macchina. L'investimento in innovazione tecnologica che abbiamo fatto consente alle nostre macchine di produrre acqua calda anche a temperature superiori agli 80 gradi e quindi compatibili con le tradizionali caldaie, abbattendo una barriera che fino ad oggi ha impedito negli edificati esistenti di sostituire le caldaie con le pompe di calore. Abbiamo deciso di farlo in Italia per creare valore e lavoro nel nostro paese. Abbiamo deciso di farlo con una filiera italiana e quindi anche i componenti principali delle macchine sono realizzate da imprese che risiedono in Italia con grosse capacità tecnologiche. Abbiamo deciso di farlo, per esempio, per tutto il sistema dell'insonorizzazione con materiale riciclato per poter evitare di sprecare ulteriori materie prime quando si possono utilizzare materiali di scarto. Tutto questo per non solo generare valore per il consumatore in termini di minor bolletta energetica o in termini di vantaggio ambientale, perché se il consumatore decide di sposare questa tecnologia potrà azzerare le emissioni laddove vive con vantaggi per la salute, la sicurezza e ovviamente anche con vantaggi per l'ambiente. Ma abbiamo deciso di farlo perché tutto questo potrà permettere, anche grazie a tutti i sistemi di incentivazione che ci sono, si sente parlare spesso in questo periodo di super bonus, di eco bonus, di incentivi fiscali, di consentire a questa nostra realtà di crescere e quindi di far crescere le persone dal punto di vista professionale, dal punto di vista dell'innovazione, lasciando su questo territorio quello che purtroppo non è accaduto nel settore del fotovoltaico. E ora l'amico Tony Trevisi, grande esperto di efficienza energetica e rinnovabili, ci parla del reddito energetico, un tema sul quale lui si è speso personalmente, fra i primi in Italia, a incominciare proprio dalla sua regione, la Puglia. Il reddito energetico è una misura di contrasto alla povertà energetica, ossia consentiamo alle famiglie in difficoltà, alle piccole e medie imprese, alle microimprese di avere un impianto fotovoltaico gratuito per abbattere le proprie bollette. In questo modo aiutiamo tutti i cittadini tramite un sistema di economia green, quindi produzione di energia pulita e a zero impatto ambientale. Ma nello stesso modo lo Stato diventa socio sia dei cittadini che delle imprese in difficoltà per fare insieme un progetto importantissimo, che è quello della transizione ecologica. Ossia, i cittadini potranno beneficiare di tutta l'energia autoconsumata, che non pagheranno più in bolletta, ma lo Stato utilizzerà e venderà l'energia non autoconsumata per immetterla in rete e con i fondi riuscirà, con i fondi acquisiti appunto dalla vendita dell'energia, riuscirà a fare nuovi impianti fotovoltaici per altre famiglie in difficoltà economica o per altre piccole imprese. Il reddito energetico è nato in Puglia da una mia iniziativa come consigliere regionale e adesso si è sviluppato anche a livello nazionale grazie all'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Questa misura ormai è pronta e in Puglia è già uscito il regolamento attuativo, quindi faccio un appello ai sindacati e CAF che conoscono comunque bene la situazione delle famiglie in difficoltà per iniziare a prepararsi a fare la domanda e quindi poter avere questi impianti disponibili e ad aiutare tutte le famiglie che sono in difficoltà. A livello pugliese è destinata solo alle famiglie, a livello nazionale il decreto attuativo è pronto e sarà destinato sia alle famiglie in difficoltà ma anche alle piccole e medie imprese e alle microimprese che hanno almeno un dipendente attivo, in modo anche da favorire coloro che stanno realmente operando e quindi hanno una situazione occupazionale all'interno della propria azienda. Per oggi è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete approfondire questi temi, sperando di avervi incuriosito almeno un pochino, attraverso tutti i nostri canali e leggendo gratuitamente online la rivista L'Ecofuturo Magazine. Arrivederci alla prossima puntata.